Oggi siamo a Governolo, oggi si festeggia l'incontro tra Papa Leone Magno, San Leone Magno con Attila, che tradizionalmente appunto si è verificato in questi luoghi, alla confluenza del fiume Mincio con il fiume Po. È importante essere qui oggi perché ricordiamo innanzitutto un episodio della cristianità famoso e riportato in tutti i libri di storia, ma soprattutto perché l'Associazione Mantuani del Mondo vuole creare un percorso dai laghi di Mantova fino a Governolo. È un percorso fluviale, un percorso poi terrestre, in un luogo estremamente evocativo. La cosa più interessante è che sono rimasti molti corsi d'acqua ancora navigabili e che sono di una particolare suggestione perché rappresentano dei corridoi in cui la natura, la storia, la tradizione e gli equilibri che un tempo caratterizzavano questi luoghi si sono mantenuti. Non è un caso che lungo il percorso del Mincio ci sia un parco regionale che si occupa della protezione ambientale di questi corsi d'acqua, che ci siano numerosissime associazioni che valorizzano gli aspetti monumentali, gli aspetti architettonici e la cultura dell'idraulica che proprio in queste terre si è sviluppata a partire dall'anno 1000 in particolare, come i monaci benedettini hanno iniziato a fare bonificando queste terre. Come tutti gli anni, la parrocchia di Governolo celebra in questa epoca la festa di San Leone Magno, in ricordo di un fatto storico del passato, quando il Papa Leone Magno fermò Attila, che aveva tutta l'intenzione di recarsi a Roma e saccheggiare Roma e distruggere in questo senso l'impero e anche la Chiesa incipiente. Quindi normalmente lo celebriamo con una processione e realizziamo la messa in questa corte San Leone dove si ricorda che sia successo questo fatto. Alle mie spalle si trova una pala ricordando questo fatto, dipinta dal Borgani. L'originale si trova nel Museo Diocesano, qui da noi c'è una copia. Si tratta di una tradizione storica, non tanto di una storia vera e propria, perché le fonti storiche originarie sono, come dire, diverse da quello che poi è stato tradotto nella conoscenza comune. Cioè le fonti storiche non ricordano esattamente la funzione e nemmeno il luogo di dove questo incontro sia avvenuto. È solo molto più tardi, circa un 300 anni dopo, che viene proposta come dire, il luogo dell'incontro, e cioè Governolo. E quindi è una tradizione che si è generata molto più tardi nella storia, e che è stata colta poi in questo luogo soprattutto da un personaggio che è molto legato a Governolo, perché è colui che ha realizzato la conca di navigazione e il sostegno di Governo nel 1608, cioè Gabriele Bertazzolo. Lo stesso Bertazzolo fa eseguire dal pittore Francesco Borgani una tela in cui vengono rappresentati i protagonisti di questo incontro, quindi i rappresentanti dell'ambasceria dell'imperatore, ma anche il Papa, Attila e le sue truppe che alle spalle compaiono in questo quadro con vesti non da barbari ma da turchi, perché all'epoca, come dire, il barbaro era il pericolo che veniva dall'impero ottomano. Abbiamo anche nella nostra parrocchia la reliquia di San Leone, che nel passato è stata rubata, però poi dopo molti anni, per una richiesta specifica al Papa, è stata restituita una parte di questa reliquia, per cui abbiamo anche l'onore di tenere un poco di San Leone con noi. Il fatto che ricordiamo oggi nel passato, il fatto di San Leone che ha fermato Attila,
parrocchia perché San Leone era un discepolo di Cristo. Se fosse stato semplicemente uno di coloro che simpatizzavano per la fede, probabilmente non si sarebbe preso il rischio di mettersi davanti al grande Attila. Governola è una realtà estremamente importante perché qui si sono verificati moltissimi episodi storici, appunto dal 452 d.C. quando San Leone Magno incontra Attila fino al Risorgimento. Quindi oggi è un avvenimento che noi vogliamo far riemergere dalla storia e portare al grande pubblico, soprattutto riportarlo, no, a tutti coloro che sono all'estero e che sono interessati a un turismo delle radici e a un turismo di ritorno. Con questo percorso vogliamo quindi indicare ai mantovani nel mondo e a tutti i cultori di questi argomenti e della materia un percorso fluviale che parte da Mantova e si porta a Governolo, località che prende il nome proprio dalla sua prerogativa di essere il luogo dove si governa l'acqua. E in questo percorso di 20 km circa noi troviamo zone di protezione speciali, il grande affaccio sul profilo architettonico della città, troviamo siti di interesse comunitario, un ambiente incontaminato che approda a Governolo, un centro di grande valore storico e monumentale dove la torre, il museo diffuso e opere d'arte che testimoniano di eventi storici importantissimi come quello fra Papa Leone Magno e Attila suggellano quello che è un luogo che merita di essere visitato e che procura una vera e propria esperienza turistica lungo il fiume Mincio.